nasce da un'intuizione di Davide Mazzanti, che è il nostro direttore tecnico, nonché allenatore della Seniores. Ed è partito l'anno scorso durante il Mondiale, no? Perché sentivamo tutto l'affetto che arrivava dall'Italia con messaggi, video, foto da parte di tanti sportivi, ragazze, dirigenti, genitori, allenatori. E questo ci ha dato tanta energia e da questo fatto è nata un po' questa intuizione di venire sul territorio con le società, dove ogni giorno le ragazze coltivano il loro sogno, dove ogni giorno gli allenatori cercano di lavorare per la loro società, ma anche per le nazionali. È partita questa idea di venire in società a condividere questo nostro messaggio, no? Questo nostro modo di allenare, di giocare, di interpretare questo sistema di pallavolo, e che è stato un po' il sistema che ha fatto sì che la squadra l'anno scorso riuscisse a fare un risultato importante. E quindi che dire? Dire che siamo, ora che lo stiamo facendo, è una gioia infinita, perché troviamo tanto entusiasmo, tanta competenza, ma soprattutto anche tanta disponibilità da parte di tutti gli attori, che dirigenti, allenatori, ragazze, che ci ospitano a casa loro. E questa cosa non può fare che altro che far crescere il movimento e far sì che la federazione possa avere sempre più risorse nelle ragazze, negli allenatori, a un livello sempre più alto. Se cresce la base, se cresce il movimento, crescano indubbiamente anche i campionati di vertici e le nazionali. Per rispondere alla tua seconda domanda, la pallavolo bresciana, penso di poter dire di aver trovato due ambienti veramente entusiasti, veramente preparati, dove si respira una bell'aria in palestra, perché c'è cultura, c'è qualità, e quindi questa cosa credo che anche sul territorio, no, possa indubbiamente far crescere, perché è solamente se riusciamo a costruire delle società sempre più importanti che migliora anche il livello di ogni società, e quindi far sì che ci siano più società che lavorano bene. Questo vuol dire che c'è più competizione, che c'è più confronto, che c'è più crescita, perché ogni attore, ogni allenatore, ogni giocatrice metterà quel qualcosa in più per poter emergere, per poter far vedere quello che è il suo livello. E quindi questa cosa è una roba che va coltivata in maniera tale che le ragazze trovino sempre più la possibilità di fare una bella pallavolo anche a casa loro.